Ciao a tutti, sono ancora io, Vittorio Cera, sono il responsabile di Vodou Angorla, club storico di Vovinam a Milano. Benvenuti nel canale del nostro club. Iscrivetevi, seguiteci e buona visione di questo nuovo video. Ciao e a presto su questi canali. Vi aspetto, iscrivetevi e buona giornata. E come sempre, mano d'acciaio su cuore di bontà. Tutti, oggi voglio mostrarvi un pochino quello che è il lavoro dei Quyen. Il Quyen è un allenamento molto importante per quanto riguarda il Vovinam ed è quello che crea le basi di un buon praticante. Spesso si dice che il Quyen è un po' l'essenza dell'arte marziale. Questo forse è un pochino esagerato perché per me l'arte marziale è una cosa un pochino differente da quello che è solo la pratica del Quyen. Intanto andiamo bene a identificare che cos'è il Quyen. Il Quyen è quello che normalmente viene tradotto come forma. Dal vietnamita è un po' difficile tradurlo esattamente su quello che significa, ma può essere interpretato come lavoro, allenamento, ripetizione di esercizio. In alcuni casi viene addirittura tradotto come pugno, okay? Il pugno piuttosto che il combattimento È un termine che deriva dal vietnamita letterario, quindi non dal vietnamita attuale che viene usato attualmente come lingua normale, ma è il vietnamita che veniva tradotto dai vecchi antichi ideogrammi. La parola è quindi deriva da un misto tra il vietnamita e il cinese. Nel Vovinam ci sono molti Quyen, abbiamo molti Quyen, ci sono tendenzialmente fino al grado di cintura gialla un Quyen per ogni livello, dopodiché incominciano ad aumentare inserendosi anche i vari Quyen fatti con le armi. Il Quyen ci dà le basi per poterci allenare in modo corretto, per conoscere gli spostamenti, l'equilibrio, utilizzare le tecniche in modo individuale, in modo esattamente come devono essere eseguite. Il programma di gara di Quyen può essere differente in base al livello e in base al tipo di competizione. Comunque buona parte dei Quyen vengono utilizzati appunto per le competizioni. Ogni praticante deve passare dalla pratica del Quyen. In ogni caso, nell'allenamento di Vovinam è sempre previsto l'allenamento di tutto quello che è il programma, quindi non solo esclusivamente le basi e le parti individuali. Definire il Quyen una sorta di combattimento con un avversario immaginario ogni tanto può essere un po' rischioso, nel senso che non è sempre così facile immaginare questa cosa. Io preferisco immaginare il Quyen come semplicemente l'applicazione in modo individuale di tante tecniche che normalmente posso applicare su un avversario, su un compagno. Alcuni Quyen di Vovinam rispettano il principio di uno si espande a tre, ovvero quello che io trovo nel Quyen l'ho già fatto in modo individuale, come tecnica singola, l'ho fatto come tecnica a coppie e a questo punto lo riporto all'interno del Quyen. Seguendo questo principio, l'esecuzione del Quyen diventa molto più semplice, diventa facile impararlo, ma diventa anche facile eseguirlo perché quando eseguo la tecnica comprendo esattamente che cosa sto facendo. Se noi prendiamo un esempio semplice di un Tattoo Quyen, so che sto facendo i Chin Lung da 1 a 10. In questo modo, nell'esecuzione diventa più facile cercare di interpretare esattamente la tecnica del Quyen. Il Quyen va eseguito in modo tale da poter dimostrare quello che io sto facendo in questo momento. Non esiste un Quyen da gara piuttosto che un Quyen da esame o un Quyen da allenamento. Il Quyen è uno solo, poi sta a me interpretarlo nel modo corretto. Nel Vovinam non esiste uno standard che ti dice come esattamente devi eseguire il Quyen dall'inizio alla fine. Esiste una tecnica corretta per tutte, ovviamente tutti devono rispettare questa tecnica.
La tecnica del quien non può prevedere modifiche per quanto riguarda né la competizione né l'esame, cioè tutti dobbiamo rispettare un programma tecnico. Ci possono essere delle libere interpretazioni, ovvero alcuni piccoli movimenti che alcune persone, alcuni atleti vedono a modo loro. Questo non viene mai considerato un errore, purché non vada a modificare quello che è la struttura del quien. Non esiste una velocità standard nell'esecuzione del quien. Non esiste una forza standard nell'esecuzione del quien. Il quien deve rappresentare in pieno uno dei principi del Vovinam: armonia tra forza e agilità. Ogni volta che eseguo un quien, che sia allenamento, gara o esame, io devo cercare di esprimere in pieno questo principio. Allenarsi nei quen vuol dire allenarsi fisicamente, perché l'esecuzione di un quen può durare in alcuni casi anche 1 minuto e mezzo, 2 minuti, e devono essere molto tirati. In questo tempo di esecuzione io devo cercare di far capire la tecnica che sto facendo, devo eseguire le tecniche in modo corretto, devo dare la giusta forza e il giusto equilibrio appunto tra la forza e l'agilità, cercando di avere la giusta velocità e la giusta forza durante tutta l'esecuzione del quien. La cosa importante, soprattutto per quanto riguarda i quien che riprendono il principio di uno si espande a tre, è che io riesca a riconoscere quello che sono le tecniche dal quale il quien ha preso per formarsi. In alcuni casi sappiamo che il quien è stato adattato, quindi le tecniche sono state prese, messe nel quien e riviste solo per cercare di rendere il quien più armonioso piuttosto che seguire determinate linee. Ma in ogni caso, ogni quien che segue il principio di uno si espande a tre è facilmente riconoscibile, perché io riesco sempre a vederne al suo interno quello che sono le tecniche da cui proviene. Un quien è fatto di pause, di punti in cui si accelera molto, in punti in cui magari si respira e si recupera, o punti in cui devo essere particolarmente veloce. Questi sono sempre alternati e sono in base al tipo di tecnica che sto facendo. Personalmente non credo esistano diversi tipi di modi per allenare il quien. Io il quien dovrei allenarlo sempre allo stesso modo. A meno che io il quien non lo stia imparando e quindi in quel momento lo eseguo lentamente, cercando di ripetere le tecniche appena imparate, cercare di acquisirne la tecnica corretta, una volta che io il quen l'ho imparato dovrei allenarlo sempre allo stesso modo, dando il massimo. Solo in questo modo riuscirò ad acquisire una certa sicurezza nell'eseguire il quen. Nel momento in cui io eseguo questo tipo di tecniche dovrei assolutamente estraniarmi da ciò che mi accade attorno. E nei video che state seguendo potete vedere dei miei allenamenti nel quen. Uso il quen come allenamento fisico nel Vovinam. Quando mi alleno in modo individuale, la mia prima fase di allenamento prevede sempre la ripetizione almeno di 2-3 quen ripetuti più volte. Tendenzialmente non alleno mai tanti quen nella stessa sessione. Ne prendo al massimo 2 o 3, perché alcuni quen sono molto lunghi e faticosi e quindi richiedono tempo. Preferisco dedicarmi a un paio di tecniche, ma ben fatte, dove il mio tipo di allenamento sarà un progredire. Quien eseguito lentamente, con delle corrette tecniche, delle belle posizioni, è un'ottima fase di allenamento e riscaldamento. Dopo questa fase posso iniziare a eseguire il quien come va fatto.
sempre vi invito a seguire il nostro canale YouTube di Vovinam, Vovinam Milano, iscriversi, attivare la campanella qua sotto, seguiteci, condividete i nostri video, commentate, date anche un vostro parere riguardo a quello che sono tutti i video che proponiamo nel nostro canale. Vi saluto, vi ringrazio sempre e buon allenamento a tutti. Ovviamente vi saluto con il saluto del Vovinam, mano d'acciaio su cuore di montagna.